Carissimi amici di Cinofilia Agonistica in Web, siamo nell'ufficio di Giorgio Guberti, noto allevatore di Pointer del Vento, e facciamo una chiacchierata sulla situazione del Pointer italiano. Ecco, io volevo chiedere, al dottor Guberti cosa pensa della situazione attuale del Pointer in Italia. Il Pointer in Italia sta ancora bene perché con un numero esiguo di Pointer che ci sono riusciamo a battere i setter. Questa è la questione. Ogni razza ha diritto di esistere, contrariamente a quello che pensano gli animalisti che dicono che i cani sono tutti uguali. Non sono tutti uguali i cani, ci sono i cani di grande taglia che devono vivere in un certo modo. Ci sono i cani che sono di piccola taglia e sono cani da amatori da tenere in casa, quelli devono essere tenuti in casa. Il cane che amiamo noi deve vivere sulla terra e sulla paglia. Questo ci vuole anche lo spazio, però i cani che abbiamo noi li alleviamo per legare. Le gare sono un evento che deve sostituire che cosa? La caccia, perché il nostro cane corre, rispetta addirittura il selvatico, perché non lo insegue. E gli animalisti non hanno capito niente, forse perché non hanno avuto un'educazione da quelli che amano i nostri cani e non hanno mai detto niente di questo. Il prossimo non può sapere e gli ignoranti non possono sapere, dato che l'ignoranza è il male più grande che affligge l'umanità in questa nazione, l'ignorante ha ragione. E per quello ci troviamo nelle condizioni che ci troviamo oggi, che non abbiamo ancora un governo, se neanche questo. Dottor Guberti, lei ha allevato per anni alla continua ricerca di un pointer sempre più veloce dal galoppo elevato e allungato. Come siamo messi oggi con questo discorso genetico dei cani? Con questo discorso genetico, oggi abbiamo dei pointer che sono all'altezza dei tempi perché sono veloci, però sono un numero esiguo. Per fare una selezione non si può lavorare su cosa sono, 2.200 cani della razza contro cosa sono i setter, 22.000 e tanto, io mi posso anche sbagliare. Quindi il pointer fa anche troppo. Il pointer è un cane che può essere usato dal cacciatore in montagna, nel bosco e dappertutto. Quando si bagna con una scrollatina si salva. Gli altri cani il pelo lungo rimangono bagnati e hanno delle difficoltà anche nei paesi dell'Argentina dove esistono delle piante che si attaccano al pelo e il cane si trova in difficoltà. Quindi il pointer deve essere amato. È amato chi? Dei pointeristi, come i setteristi amano i setter, come quelli che amano i bracchi. Ogni razza ha i suoi amatori ed è giusto che sia così. Ma non ci deve essere odio nella selezione di una razza, perché anche nella competizione il mio slogan è questo: vinca il migliore! Quando io vedo una partita di football, pur essendo uno che non conosce quel gioco lì, football, o si dice calcio perché non lo so neanche, quando vedo che vince una squadra e sono i migliori, come in una maratona. Non parliamo di maratona, che adesso ultimamente è successo quello che non dovrebbe succedere in un mondo civile, dove si distruggono anche dei bambini, distrugge della gente che è andata per vedere lo sport. Lo sport è sport. Lo sport è quello che dovrebbe vincere le guerre.
Una nazione dovrebbe vincere con lo sport, ma non con le armi. Noi distruggiamo la terra, distruggiamo tutto. Allora, quando sono venuti a casa mia, la forestale e quella gente lì, che sono entrati in un paradiso, non dovevano in nessun modo commettere quello che hanno commesso. E qui mi sono trovato investito dalla gente che mi aveva accusato di morte e che mi voleva ammazzare. Io ho detto che ero pronto a morire di fronte a quella gente lì, e li ho ospitati anche in casa mia, e li ho anche aiutati a caricare dei cani che altrimenti non volevano andare con loro. Un mio collega, che era un uomo anziano che si vergognava di quello che stava facendo, l'ha detto: Guberti, aiutami, che io non voglio tormentare questi cani. Li ho chiamati e li abbiamo caricati e li hanno portati a vivere in un ambiente dove ci potevano stare 40 cani, ce n'erano 170, e io sono andato a vedere i miei cani dopo 6 mesi, perché quella gente lì, quando sono andato e che volevo fare delle fotografie, che a casa mia hanno fatto tutto quello che hanno voluto, là non potevo fotografare niente e non potevo fare niente, e mi sono trovato in una difficoltà e in un con l'animo, come devo dire, distrutto, vedere dei cani che erano chiusi in recinti piccoli, dove a casa mia potevano usufruire di un ettaro di terra, e nell'allevamento sotto la superstrada avevano quasi un ettaro di terra. Quando il processo è stato chiesto al NAS in quali metri di terra, hanno detto 500 metri, era quasi un ettaro. E in quanti box c'erano? Hanno detto 6 box ce n'erano. 8 e 8, 16 e 10, 26 box di 6 metri per 3. Queste sono le cose che mi sono capitate. E quando è stato chiesto al capo della forestale di Ravenna, hanno detto che era una donna, che io ho sempre amato le donne, e purtroppo le donne non sono molte volte da amare, ha detto i cani erano magri perché non gli dava da mangiare, e i gatti erano grassi perché non avevano spazio. Allora io dovevo dire con quella donna lì: senti cara, tu che sei magra, o non mangi o non hai spazio, puttana miseria, questa è la mia vita. Giorgio, e io dico quello che penso. Hai ragione. E ho ragione, perché ho allevato dei bovini che sono in tutto il mondo, dall'Australia al Sudafrica. Ho allevato dei cani che sono non solo in Europa, ma anche in tutto il mondo, perché sono in Argentina, in Cile e in tutte le nazioni. Cosa dovevo fare? Ero solo. Col mio desiderio di fare, col mio desiderio di dare, e sono ancora al mondo e ho 85 anni, ma quella gente lì che mi ha odiato, che mi ha portato via i miei beni, che mi hanno fatto di tutto, un giorno pagheranno, non per volontà mia, perché esiste una giustizia superiore alla quale ognuno di noi è responsabile di rispettare.